L'altro testo che ci aiuta a capire meglio che cos'è questa Heset, lo trovate alla linea 65. Lo troviamo sempre in Osea, al capitolo sesto, dove noi scopriamo che questa Heset può essere qualcosa di superficiale ed è negativa superficiale non dovrebbe essere, dovrebbe essere parte integrante di una mentalità. E infatti Dio sta rimproverando il suo popolo per mezzo di Osea e dice, che dovrò fare per te Efraim, regno del nord, che dovrò fare per te Giuda, regno del sud. La vostra Geset Qui ho tradotto il vostro amore, ma avrei potuto tradurre la vostra fedeltà. È la stessa cosa: è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Questo è un rimprovero. Il che vuol dire che la Cheset non dovrebbe essere come una nube del mattino, o come la rugiada che all'alba svanisce. Deve essere parte integrante del modo di pensare. Del partner. Non è dunque un qualche cosa che tu eserciti, ma è un qualche cosa che tu sei. La Geset non è una qualità che tu hai, la Geset è una parte di te. Si tratta dunque di una sensibilità, di una mentalità, non è una scelta soltanto. È un qualche cosa che deve diventare una realtà costitutiva del tuo mondo interiore. Tanto che tu senza la Chesed non puoi vivere. Mentre, invece, il rimprovero che qui viene fatto è che la Chesed del popolo ebraico è una vernice, soltanto. Poi abbiamo la linea 68 l'altro testo che è conosciutissimo solo che ciò che voi conoscete non è il testo ebraico, è il testo greco perché? perché Gesù lo cita nel Nuovo Testamento e gli evangelisti riportano questa citazione di Gesù prendendo il testo dai 70, non dal testo ebraico e perciò nel Nuovo Testamento suona diversamente 68a, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più dell'elocausti. Voi siete abituati a sentire voglio misericordia e non sacrificio. Perché il testo greco, nel segmento 68a, ha tradotto Geset con Eleos, misericordia. Capite? Mentre invece, cosa dice il nostro autore? Dice: lasciate perdere messe, rosari, ore di adorazione, apparizioni, che so io, Maria. Lasciate perdere tutto. Io voglio la Chesed dentro di voi. E la Chesed è questa realtà che noi abbiamo cercato di capire in Osea 2.21, con Osea 6 abbiamo capito che si tratta di un modo di essere, non di una qualità di una persona. Non è qualcosa di appiccicaticcio, qualcosa che può esserci e potrebbe non esserci, ma è qualcosa di inserito nel DNA della persona. E Dio dice io voglio questo. Poi il sacrificio prende significato. Ma tutti gli atti di culto, se manca questa Hesed, non hanno valore. E poi specifica ancora di più. Questa Hesed, come può essere presente nello stesso essere della persona? Dice: Voglio la Dachat. La conoscenza di Dio più degli olocausti. Questa chese dipende dall'esperienza di Dio che tu fai. È interessante, perché questo testo nudo e crudo preso così vuol dire: guarda, che nel culto puoi anche non fare esperienza di Dio. Messe, rosari, adorazioni, apparizioni, poi potresti anche non fare esperienza di Dio. Ma è nell'esperienza, conoscenza vuol dire esperienza in ebraico, ma è nell'esperienza di Dio che la tua Geset diventa patrimonio genetico tuo. È importante ciò che viviamo. Qualunque cosa noi viviamo, qualunque cosa noi viviamo, è importante. Da un mal di pancia a una gioia grande, dalla routine quotidiana all'eccezionalità, è tutto importante perché è lì che tu fai esperienza. E il profeta lo sta dicendo. La Chesed, cioè... Questa misericordia come benevolenza, gratuita lealtà, come impegno di fedeltà, tu la impari da Lui nell'esperienza che fai di Lui nella tua storia. Forse adesso vi diventa più facile capire perché io insisto molto, anche quando sono in chiesa e sono prete, insisto molto sull'esperienza storica di ciascuno. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Noi non abbiamo nessun altro luogo dove sperimentare Dio se non nel nostro vissuto. Ultimo testo, siamo alla linea 70. Geremia, da lontano mi è apparso il Signore. Voi dite... Cosa vuol dire questo da lontano? Da lontano voi vedete la persona, non vedete i singoli particolari. Quando tu Dio lo esperimenti non lo esperimenti nei singoli particolari di Dio. Hai l'esperienza di questo Dio, non sai dire chi è, ma sai dire c'è. E con me ha operato. Mi spiego? Indica questa realtà vera, ma non messa a fuoco in maniera esatta. Perché non riusciamo a farlo. Dio è infinito, noi siamo finiti. E quindi apparteniamo, scusate la battuta, a due mondi diversi. Noi viviamo nella storia, lui vive dentro e fuori la storia. Noi viviamo nella finitudine, lui vive nell'eternità. È un modo molto umano di esprimersi. Bene, da lontano mi è apparso il Signore ed è Dio che parla a Geremia. Ti ho amato e qui vedete il verbo Ahab al segmento B. Ti ho amato di amore eterno. Il primo che trovate a destra, ha-hab-bat, è il nome. E di amore cholam eterno, ahab tika, o amato te. Il verbo è ahab ti, io ho amato te, e il te lo trovate in quel k finale. Ti ho amato di amore eterno. Halkem, siamo al segmento C, per questo continuo ad adoperare la mia cheset. In questo caso è vocalizzato chaset perché siamo alla fine del versetto. Quindi c'è la vocalizzazione di pausa. nome è cheset. Qui trovate scritto chaset. Per questo motivo, dunque, la chesed non può essere disgiunta dall'ahab, dall'amore. Per questo motivo voi trovate al 63 C, e nella Geset, Osea sta parlando alla sua donna, e negli uteri. Chi si ricorda di qualche mia battuta si ricorderà che l'amare femminile è Rahan, Rechem è l'utero, racham è l'amore uterino, che è il tipico amore femminile, che nel mondo ebraico viene concepito come amore di accoglienza. Chiave che ci aiuta a capire, Efesini 5: Voi mariti, agapate, amate di un amore donativo le vostre mogli, voi mogli, amate di un amore accogliente i vostri mariti. Non siate sottomesse. Non siate sottomesse. Ah! Per qualcuno non è pericolo, ma se voi foste stati in confessionali con me questi 43 anni, anzi 44 di sacerdozio, capireste che non va bene essere sottomessi, perché purtroppo questi casi esistono e come, e sono più abbondanti di quanto possiate pensare. Quindi bene quelle che riescono a non essere sottomessi ma a essere sempre dialoganti con il marito. Le altre donne che purtroppo vivono questa sottomissione è giusto aiutarle ad essere se stesse e quindi uscire fuori dalla situazione. Quello che volevo farvi notare poi andiamo avanti è questo rapporto strettissimo fra Geset e mondo dell'amore. Non ci può essere dunque la misericordia, la benevolenza gratuita, la lealtà, la fedeltà se manca questa spinta che viene ancora da una realtà più profonda che fa parte dell'essere umano. Vediamo che cos'è questa hemet. Abbiamo visto la heset, vediamo la hemet, la hemet di per sé significherebbe glasnost, trasparenza, questa estrema chiarezza che tu hai con il partner dell'alleanza, per cui non devi mostrare nessuna maschera, non devi far finta di... Devi essere chiaro. Questa è la verità, come sincerità e onestà, il che porta alla giustizia e porta anche alla lealtà e alla fedeltà. Vediamo un primo testo. Il primo testo lo becchiamo da un libro che voi probabilmente non conoscete molto. Io dico secondo libro delle cronache, Buonanotte al Secchio. Si legge pochissimo. In chiesa, alla domenica, qualche volta si legge la storia deuteronomistica. Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Della storia del cronista o storia sacerdotale si legge quasi niente. Primo e secondo cronache, Estra e Neemia. Quest'oggi invece leggiamo qualcosa del libro delle cronache. Ezechia... Boh. Ezechia è figlio di Akaz. Sì, buonanotte. Peggio che andare al buio senza candela. Akaz è il re che ha dovuto subire l'assedio dal re di Samaria e dal re di Damasco durante la cosiddetta guerra siro-efraimita e siamo ancora nel buio più totale. Ed è a causa di questa guerra che questi due re del nord assediano Gerusalemme e Akas, che era appena sposato, non voleva andare a letto con sua moglie e la regina, perché se questi due re assedianti avessero vinto, avrebbero ucciso tutti i maschi e le donne incinte. Allora lui per salvare sua moglie non la mette incinta. E a Isaia girano i venerdì. E Isaia dice, scusa tanto sai, Padre Eterno fa una promessa a Davide. Tu sei un discendente di Davide e devi continuare la dinastia, perché è dalla dinastia davidica che nascerà il Messia. Per i tuoi disegni personali intendi interrompere questa dinastia davidica, vai di corsa a vivere il tuo matrimonio con tua moglie. Il bambino che nascerà, lui sarà il segno del Messia che verrà. Questa è la profezia di Isaia 7:14. La giovane donna concepirà e partorirà un figlio. Ed Ezechia sarebbe il figlio di Aca, sarebbe questo bambino. Ezechia diventa re, ed è un re con la spina dorsale tirata a lucido. Mantiene la libertà di questo piccolissimo regno quasi insignificante. Lui non vuole essere suddito della Siria ed è fortunato. Perché? Dopo l'asfaltatura che i, i tre grandi re assiri, Tiglat Pileser III prima, Salmana Sarquinto poi e Sargon II danno al regno di Damasco, al regno di Samaria e al regno di Giuda, durante il regno di Akats, suo padre, lui riesce. Inizialmente a rimanere neutro nei confronti della Siria e poi a un certo momento si ribella, senza volere però cadere sotto le sgrinfie dell'Egitto. Sennacherib, che è successore di Sargon II, arriva, assedia Gerusalemme. Lui resiste e a un certo momento Sennacherib mola la presa perché ha dei problemi di politica interna a Ninive. Ezechia è quello che fa una grossa riforma religiosa, non riesce a portarla a compimento. Lascia i documenti di questa riforma nella biblioteca del Tempio, e circa 90 anni dopo, nel 622, Safan e Kelchia, sommo sacerdote e capo degli scribi che hanno in mano la ristrutturazione del Tempio, trovano. Il libro della riforma lo portano al re Giosia, giovane re, il quale legge, resta esterefatto, fa verificare il testo della profetessa Hulda, la quale dice guarda che questa è una cosa seria, e attua la grande riforma deuteronomistica, perché quel libro è il deuteronomio. Ezechia fece lo stesso in tutto Giuda. Egli fece ciò che è buono, retto e leale. Provate a guardare il testo ebraico. Wayahash e fece a Tob. Tob in ebraico di per sé non vuol dire solo buono. E Dio vide che ciò era buono, no, era armonico. Durante il racconto della creazione voi trovate l'espressione Dio vide che ciò era Tob, che io ho tradotto Dio vide che ciò era buono, perché c'era già nel testo precedente della traduzione del 74. Ma di per sé Tob non sarebbe solo buono, perché buono è un giudizio morale. Noi potremmo tradurre era bello, era armonico, era divino, era progettuale. E gli fece ciò che era Tob, ma anche ciò che era Hayashar, retto. Noi oggi diremo giusto. Ue ha Hemet. E ciò che era pieno di hemet. Lealtà, correttezza, equilibrio, ciò che era aderente al reale. Questa è la hemet. Questa hemet noi oggi potremmo anche tradurla ciò che era secondo. La più vera pulizia mentale, cioè non ci sono dietrologie in quello che lui ha fatto.